Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi nuova aggiunta al mio impianto solare fotovoltaico. Ragazzi, lo avete già visto nello scorso video, lui è una sorta di interruttore automatizzato che mi trasferisce ciò che c'è in questa linea in quest'altra linea. E come funziona, ragazzi? Funziona così: qui abbiamo l'ingresso, ok, degli inverter, cioè ciò che esce dai miei inverter entra qui, ciò che entra qui è il contatore, ok? Perciò linea 1 inverter qui, linea 2 contatore. Bene, qua abbiamo un interruttore, ok, 01, che ci aiuterà a selezionare se vogliamo utilizzare il meccanismo in maniera manuale o automatica. Nel mio caso automatico. Qui ci sono due led rossi che mi indicano che c'è la presenza della 230 volt sia da questo lato che da questo lato. Quando una delle due viene meno, si spegne il relativo LED. Qui sotto stessa cosa, però qui cosa fa? Qui mi indica quale delle due uscite è abilitata. La puoi anche capire dalla freccia. Questa è l'uscita che in questo momento sta funzionando. Perciò questo qui, questa linea, ragazzi, inverter, perfetto. Questa è spenta, perché? Perché appunto questo si trova da questo lato. Qui abbiamo un bel contattore, eccolo qui, a 4 poli, e possiamo andare a mettere cosa, ragazzi? Due lampade 230 volt, una in questi due e l'altra in questi altri due, che ci possono segnalare qual è lo stato del contattore. Qui abbiamo l'uscita che mi va all'impianto, ok? Qui c'è out, home, ok? Perfetto. E qui abbiamo il contatore fase neutro, la linea del nostro contatore 230 volt, ok? Cosa succede quando tutte e due vanno a spegnersi? Quando c'è qualche problema, per esempio, quando può succedere che tutte e due si spengono? Perché, ragazzi, uno si può rompere qualcosa internamente, forse si può surriscaldare, si può rompere, però come coefficiente di sfiga, ragazzi, tutte e due in una volta, cioè, dovrebbe essere difficile, però comunque può sempre succedere. Ma un'opzione che realmente ti può fare spegnere entrambi i due è quando hai la batteria connessa, ok? Questa è la batteria 48 volt col BMS. Sei in modalità funzionamento con batteria, ragazzi, ok? Funzionamento con batteria, perché notte, per esempio, ok, i pannelli non ci sono, tu vai avanti con la batteria. Se la BMS per qualsiasi motivo, anche questa si rompe, va in errore, qualche cella ha un valore differente, troppo differente, se ne va in protezione, comunque qualsiasi sia la motivazione, la BMS stacca e succede, ragazzi. Mi è capitato, sì, mi è capitato. Mi ha staccato la BMS, ragazzi. Mi si sono spenti gli inverter. Non avendo ancora questo bellissimo sistema, ok? Non avendo ancora questo bellissimo sistema, sono rimasto senza luce. Anche se avevo il contatore disponibile. Perciò tutto è partito da qui. Avere
luce ancora quando gli inverter vanno a spegnersi. Ragazzi, come hai visto, funziona tutto, tutto perfetto. Il meccanismo, ragazzi, è un meccanismo fatto davvero bene. Il funzionamento è un funzionamento molto semplice. Puoi anche andare a cablare le linee luci, che sono 1 e 2. Qui vai a mettergli una lampada, qui vai a mettere un'altra lampada. Così facendo, ragazzi, avrete anche a distanza la certezza che luce rossa, per esempio, funzionamento normale, luce verde, funzionamento con il contatore, o al contrario. E perciò può essere utilizzato, ragazzi, sia in automatico che in manuale. Manuale come? Basta settare questo, metterlo su manual e poi prendere questo e boom, girarlo. Quando io giro questo, cosa succede? Non alimenterò più da questa linea, ok, perciò linea inverter, ma alimenterò dalla linea contatore. Bene, ragazzi, me lo aspettavo molto più piccolo come dimensione, ma eppure vi posso dire, ragazzi, che è fatto sia bene che davvero davvero modesto come dimensione e anche peso, ragazzi. Monta due magnetotermici da 63 ampere, ma ne esistono anche molto più piccoli e molto più economici. Ora vi faccio vedere cosa succede se stacco la linea inverter, perciò farò andare tutto con la mia linea contatore, ok? Guarda, da qui io stacco tutto, questo è il generale, stacco tutti e due gli inverter, perché io ho due inverter in parallelo. 3, 2, 1, pa! Ecco qua, lui in automatico ha capito che non c'è più l'inverter che alimenta, perciò cosa ha fatto? Ha trasferito tutto su questa linea e tutto continua a funzionare. Certo, ragazzi, non è immediato, ok? Perciò se avete carichi che risentono della mancanza di tensione, come può essere un modem, guarda, si è resettato, però continui ad avere la tua energia a casa. Tutto si resetta, purtroppo, perché non è studiato in maniera tale da fare un tecnico OPS, ecco, non è come gli inverter quando non c'è più l'ente fornitore che passano sulla batteria e non ti fanno risentire il cambiamento di alimentazione. Qui purtroppo si risente, però ragazzi, va bene, fa niente, si resettano loro, ripartono, si riavviano, ma tu a casa continui ad avere la tua energia elettrica. Ora sono distaccato dall'impianto e sono come se non avessi impianto, ragazzi. Ora sta dando energia il contatore. Hai visto? Se io voglio attaccare i miei inverter, che sono connessi loro, ok, però distaccati come uscita, bene, vado a riallarmare il magnetotermico generale. Guarda, perché lui è programmato per ritornare sempre in posizione 1, ok? Perciò lui, quando capterà qui energia, cosa farà? Boom, ritornerà a posto. Guarda, 3, 2, 1, go! Ta-da! Ritornato. Ritornato in posizione iniziale. E vediamo il modem. Ecco, nel caso del riarmo, cioè ecco qui, vedi, il modem non ne ha risentito, perciò il ritorno non ti staccherà la linea, la luce, ok? Solo quando passerà da 1 a 2, quando torna da 2 a 1, non risentirà di questi problemi.
Però ragazzi, ho notato un'altra cosa, che non tutti gli apparecchi risentono di questo passaggio, solo quelli appunto più, come posso dirvi, più sensibili, quelli che hanno un alimentatore con condensatori più piccoli. Perché cosa fanno i condensatori, ragazzi, negli alimentatori? Danno appunto una scarica lenta che potrebbe fare da batteria tampone, ok? E l'elettronica dotata di condensatori buoni non risente di questo microsecondo di passaggio. Quella, ragazzi, è così, risentono e si resettano. Ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, continua a seguirmi. Se vuoi consulenze, se vuoi anche tu realizzare un impianto fotovoltaico simile a questo, se ti interessano i pannelli, puoi sempre contattarmi, ti faccio accedere agli sconti dello sponsor. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Ciao e al prossimo video.